Mattino Lombardia. Bentrovato al nostro ospite di oggi e con immenso piacere che annuncio in collegamento Claudio Baglioni. Claudio, buongiorno, bentrovato. Buongiorno Luca, grazie anche a te, grazie a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, sei ancora in tour con il convoy Retour, che è iniziato il 18 ottobre da Bruxelles, arrivi a Milano per una doppia data, il 16 e il 17 dicembre. È raddoppiato, quindi la domanda prima che ti faccio è questa: ma che rapporto hai con Milano? Perché i fan qui sono tuoi numerosissimi. Beh, insomma, è la città d'Italia nella quale ho soggiornato e lavorato di più, insomma, dopo Roma, che è la città in cui sono nato e in cui abito. E quindi c'è un rapporto molto importante, insomma, che è durato nel tempo, intenso, anche a prescindere dai momenti proprio del concerto live, ma molti dischi sono stati fatti, concepiti a Milano e dintorni, e infatti, insomma, tra l'altro proprio le due conclusioni di queste due fasi di questo unico tour, poi, insomma, che è stato fatto, la prima parte in primavera e questa seconda in autunno, terminano appunto con una doppia data, sia la prima volta che la seconda volta a Milano, quindi sono quattro concerti al Forum di Assago, e questo mi fa piacere per una serie di motivi, perché appunto il legame è forte e perché tra l'altro lo spazio è quello più interessante per questo tipo di concerto, che è anche spettacolo, che è anche musical, che è anche intrattenimento in genere, che è un happening, e allora, insomma, quindi diventa un grande doppio finale questi quattro concerti fatti a Milano. Tra l'altro, simbolo di questo tuo spettacolo è un cantiere, perché dici che la ricostruzione non è un fatto individuale ma un processo collettivo, parole che si adeguano perfettamente alla situazione, diciamo, generale del paese. Sì, anche, certamente il nostro è un cantiere musicale e artistico, però un po' ogni sera io e i 13 polistrumentisti con i quali ho fatto tutta questa avventura e le altre 80 persone che sono al seguito del tour, come in qualità di autisti, macchinisti, accompagnatori, cuochi, tecnici delle luci, tecnici del suono, gli allestitori, tutti i vari assistenti, quindi insomma una grande famiglia, insomma siamo un po' tutti operai di questa opera, e l'idea della costruzione, della ricostruzione è quel concetto imperante, il pensiero che porta avanti tutto. Perché? Perché un po' stiamo appunto vivendo nel nostro paese, ma insomma in genere anche un po' in tutto il mondo, in una revisione di tanti significati, in un grosso momento di crisi, e tra l'altro noi siamo veramente molto soddisfatti, faremo alla fine di questi due periodi avremmo totalizzato 67 concerti, siamo andati incontro alle persone, ma tantissime persone ci sono venute incontro e conteremo oltre 350.000 spettatori alla fine di tutto. È un successo veramente enorme, considerando appunto il non facile periodo. Tra l'altro tu hai venduto milioni, veramente milioni di dischi, milioni di singoli, di album, no? Cosa ti spinge ancora a suonare dal vivo? Perché il concerto dal vivo ha una dimensione a sé stante, c'è l'incontro con i tuoi fan, c'è l'incontro col pubblico e c'è poi, come dire, anche credo la voglia di reinventarsi sera dopo sera, è questo? Sì, è questo, perché è sicuramente la fase più esaltante per una persona che fa il mio lavoro, che poi appunto non è tanto un lavoro ma quanto un mestiere che si affina via via nel tempo, addirittura, come dicevi, sera per sera, minuto per minuto. Il concetto forte è questo, che il rapporto è estremamente rivitalizzante, veramente si sta sul palco, si sta bene, specialmente quando le cose vanno bene, uno è in piena forma. Questo concerto dura oltre 3 ore e sono 3 ore tirate senza un momento proprio di pausa, è un tour de force, una sorta di tourbillon, cerchiamo proprio di produrre tantissima musica, oltre 36 canzoni, a volte anche 38 pezzi, con l'idea che la musica è una sorta di linguaggio che è comune a tutti, perché
è estremamente forte il senso evocativo ed emotivo. I miei 13 accompagnatori sono 13 polistrumentisti, cantano e suonano diversi strumenti, quindi siamo in grado in quelle 3 ore di affrontare anche molti stili, molti generi e questi 45 anni miei di composizione. E l'attrazione del palco è sicuramente formidabile, sarà difficile un giorno smettere. Tra l'altro i 2 concerti di Milano chiuderanno, saranno i miei 2 ultimi concerti di questo tipo, insomma. Io poi mi dedicherò di nuovo ad altre composizioni, però anche a un altro tipo di rapporto con il pubblico. Quindi, insomma, segnano veramente quasi la fine di un'epoca, no? Di un'epopea che poi è cominciata con grandi concerti, o quelli ho cominciati nel 1979-80, quindi sono passati un po' di anni anche lì. Claudio, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Dicevi dei 67 concerti fino a questo momento di questo tour, e cosa ti porterai a casa? C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito, che ti è rimasto dentro di questo nuovo viaggio? Ma i visi, i volti delle tante persone che ho visto dal mio osservatorio, insomma, da sopra il cantiere, l'entusiasmo, l'energia. Ogni volta la sera ho detto: cerchiamo di conservarla questa voglia di reattività, questa capacità proprio di essere vivi e di portarcela nei giorni futuri, perché ne abbiamo tutti bisogno. Bisogna appunto rompere questo velo di un po' di apatia, di depressione generale, di sfiducia. E il fatto di essere stato un po' il pretesto, lo strumento anche per sollecitare questo dinamismo, ecco, questo mi fa piacere, sarà il più bel ricordo che io porterò via. Lo dico anche in un verso di Con voi, che è l'ultimo brano del concerto, dico che è stato e sarà, o tutte le volte in cui potrà accadere ancora, un onore e un privilegio essere stato uno dei protagonisti di questa storia. Grazie dunque a Claudio Baglioni, ricordo, al Forum di Assago il 16-17 dicembre. Claudio, ti mandiamo un abbraccio, un bocca al lupo, grazie, tante buone cose. Grazie. A presto. Grazie a tutti voi e molto presto. Ciao. Mattino Lombardia.